Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Si parla di benedizioni pasquali all'interno delle scuole. Nonostante la sentenza del Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna, secondo cui i riti religiosi devono rimanere fuori dalle aule, a Coriano, in provincia di Rimini, il sindaco Domenica Spinelli, eletta nel 2012 con una lista civica appoggiata dal PDL, ha indetto una consultazione tra i genitori degli studenti, una sorta di referendum per chiedere se sono favorevoli o contrari alla benedizione delle aule, alla benedizione pasquale all'interno delle aule. Secondo te è giusto che il TAR abbia vietato questo tipo di rito oppure no? Beh, secondo me sì, perché come spesso la Chiesa non vuole che ad esempio il civico o cose del genere o cose normali entrano nei suoi affari, anche la Chiesa spesso non deve entrare, anche perché spesso lei va a chiudere certi canali che alcune volte sono più favoreggiati se non si parla in ambito religioso, perché c'è l'etica e la morale che non vogliono certe cose. Quindi comunque sei a favore del preservare la laicità dello Stato? Sì, assolutamente sì. Non sono, io stesso non sono uno religioso, non credo, sono uno scienziato, cioè credo in quello che vedo e mi posso toccare, quindi sono sicuramente per il laico. Se tu vuoi credere io non ti dico niente, sono per la libertà di pensiero, ma che tu mi debba obbligare a fare qualcosa che magari non voglio, no. Ma innanzitutto secondo me il TAR non ha compiuto onestamente il proprio dovere, perché si basa su un'idea sbagliata di laicità che vede una netta separazione, non tiene conto delle nostre radici cristiane italiane, quindi è una tradizione, è sempre stata. Io quando ero piccolo la benedizione pasquale c'è sempre stata, quindi non trovo nulla di scandaloso che sia fatto. In quanto invece al referendum, tu cosa avresti risposto, cosa risponderesti? Io direi a questa insegnante di non fare il referendum, di non chiedere nessun parere, ma di andare avanti, perché il suo compito è quello di educare, quindi di far conoscere la tradizione del nostro paese, quindi faccia tranquillamente la benedizione pasquale. Beh, io semplicemente vi dico che non sono abbastanza credente, quindi mi è indifferente, ovviamente, però per quello che è il nostro Stato e tutto quanto mi è ingiusto comunque non fare queste celebrazioni e tutto quanto. Poi ovviamente la decisione va alle persone di competenza. Secondo me non è giusto. Poi si vedrà, insomma, io le avrei fatte lo stesso. Quindi da genitore comunque chiederesti all'istituto di preservare la tradizione? Sì, esatto, appunto perché è tradizione, almeno per quello. Poi, oddio, se si vuole dare possibilità di fare altre cose per quelli delle altre religioni, ben venga, però almeno rispettare la nostra di tradizione, quello sì, ecco. Chi è contrario dice che bisogna preservare la laicità del nostro Stato? Lì bisogna vedere, perché da una parte c'è scritto che siamo laici, dall'altra comunque veniamo comandati dalla cristianità e dal cattolicesimo, quindi insomma io rimarrei con le solite tradizioni nonostante la laicità, però vabbè, poi ognuno la pensa come vuole, ecco, questo è il mio pensiero. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.